speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah. More than you know, yeah. More than you know. You should know that baby, you're the best, yeah. More than you know, yeah. More than you know. I just qualche cenno sugli sponsor che sono importantissimi, ma soprattutto volevo dire che Hélène Elegance Boutique ha organizzato questa sfilata proprio con l'obiettivo di farvi conoscere i nuovi modelli, la nuova collezione dei modelli del 2019. Per cui questa sera vedremo sfilare delle splendide ragazze con degli splendidi abiti, ovviamente. Allora, detto questo, prima volevo presentarmi. Io sono Carlotta Iossetti e sono onorata di essere stata scelta per questa sfilata. E il mio obiettivo invece è quello di accompagnarvi in un percorso di emozioni, accompagnarvi in una passeggiata di meravigliosità, perché questi modelli ovviamente vi devono emozionare, come ovviamente hanno emozionato me e stanno emozionando anche tutte le ragazze dietro le quinte che li hanno indossati già da prima. Cercherò di essere la più tecnica possibile perché voi possiate concentrarvi sul vostro vestito più bello. Iniziamo con Juana. Questo è un modello molto particolare. Pensate che nella scaletta Hélène mi ha scritto un modello wow. Eh sì, perché questo modello è pieno di luce, il massimo per chi organizza un matrimonio giovanile hollywoodiano. Insomma, con questo modello, molto semplice nella linea, ma scintillante al punto giusto, lascerete il vostro sposo a bocca aperta e tutti gli invitati, perché la grande protagonista sarai proprio tu che lo indossi. E adesso arriva Giorgiana. Adesso ci propone un abito romantico, perché ci sono alcune spose che vogliono assolutamente essere romantiche, e anche qui abbiamo questo tulle che si intravede la pelle sotto, però sopra ha tantissimi fiori applicati. Un abito con maniche, tanto pizzo, cucito in 3D, un abito romantico, favoloso, meraviglioso, adatto per una sposa raffinata e romantica. Anche questo strascico, tulle e pizzi. E adesso arriva Giovanna. Giovanna ci propone un abito spettacolare, luminoso. Intanto vorrei farvi notare il tessuto liscio. Guardate come riflette la luce questo tessuto, le pieghe. Non si stropiccia, taffetà morbida, corpetto cucito con inserti fini. E guardate dietro che bello, con questi bottoncini tutti in tessuto, romanticissimi, semplici. E anche qui non rinunciamo alla scollatura con il tulle che ci ripropone il colore della pelle. Facciamo un applauso a queste spose, eh? Grazie Giovanna. Pensate che sono tutte ragazze giovani, giovanissime. Qualcuno mi ha detto, sai, questo magari è la prima e l'ultima volta che metto l'abito, sai, non so coi tempi che corrono. Poi ho detto, ma no, con questo vestito ti sposerai subito, subito, ti chiederanno subito di sposarti. Andiamo con Maddalena. Ecco Maddalena. Un abito questo splendido, bianco, pieno di strass,
giovanile, perché guardate la particolarità, pensate alle tasche. E così uno, insomma, che ama le paillette ma non vuole rinunciare alla semplicità, un vestito sbarazzino se vogliamo, nonostante sia molto molto elegante. Questo è un abito scintillante che ci propone Maddalena in colore bianco, bianco puro. E adesso aspettiamo un'altra sposa, ricordandovi ovviamente che più tardi ci sarà un piccolo buffet, ma la cosa importante è che voi dovrete girare intorno ai nostri, insomma, sponsor, ai nostri tavoli, per trovare la cosa giusta per il vostro matrimonio. E adesso andiamo con Alina. Alina ci propone, pensate, un abito che è stato richiesto e il più venduto nel 2017 e nel 2018. 2 anni consecutivi che questo abito ha fatto felici tante spose. Un abito con le maniche, la gonna ampia, strascico con importante cintura di strass e la particolarità, il fiocco e la chiusura elegante dietro. Un abito decisamente romantico e sicuramente indimenticabile. Grazie Alina. Ovviamente Elena ci può aiutare se scegliere un velo, se scegliere un altro tipo di acconciatura, il bouquet, insomma. Elena è disposta veramente a darvi qualsiasi tipo di consiglio. Andiamo con Alice. Arriva Alice con un modello lavorato in tonalità bianco, proposto dall'atelier anche in ivory oppure rosa antico. È un modello pieno di brillantini, pizzi, ricco di emozioni e soprattutto il pizzo nella parte bassa, come vedete, è lavorato a mano con piccoli e fini perini. Un abito spettacolare. Guardate che fine la coroncina che ci sfoggia Alice, una coroncina leggera che ci fa concentrare più sull'abito. Eccolo qua. Grazie Alice. E adesso, mentre Alice scende, invitiamo subito Ioana. Ci propone anche lei un abito molto romantico. Pensate che è arricchito con fiori in 3D, cioè sono in superficie applicati e compongono proprio il corpetto. Ci sono tantissime perline fini applicate. Un abito prezioso, nello stesso tempo molto estivo, molto fresco. Per chi ama la natura, magari in una location dentro il verde, piena di fiori bianchi, una sposa romantica. Grazie Ioana. Chissà quante volte vi sarete fermate a leggere magari un dépliant, a guardare su Facebook, tantissimi modelli. E devo dire che è difficile la scelta, perché i modelli sono tutti belli. Questa sera dovete scegliere quello che più vi emoziona. Vediamo questo. Daniela! Questo è l'abito più venduto nel 2018, tanto amato sia nel colore ivory che bianco, con la gonna luccicante e decorato nel corpino con pizzo e fiori, brillantini e strass. Un modello particolare e radioso. Qui è proposto con un velo corto, ma la nostra Elena ha tutti i tipi di velo, da quello più lungo, quello con lo strascico, quello lavorato, quello semplice, acconciature e tutto quello che può incorniciare il vostro vestito.
Grazie a Daniela. E adesso chiamiamo Roxana. Roxana è una sposa a cui piacciono i dettagli e adesso vedrete il perché. Questo è un abito ricco di strass, brillantini, tutto insieme, pizzo. L'abito dà vita a tutto. E se guardate la gonna ampia, con grande strascico, non rinuncia a un pizzo che incornicia la scollatura dietro, tempestata da tantissimi bottoncini. Insomma, questo è un abito che bisogna soltanto guardare per capire la magnificenza, la regalità, la scollatura, anche qui intelligentemente creata con il tulle che non ci fa mai cadere la spallina. E adesso arriva Michela. Ricordo che Elena Buttini vi aspetta nel suo atelier, dove ha all'interno ogni tipo di possibilità di abbigliamento, anche il casual, anche il casual. E adesso Michela. Questo abito si chiama Polvere di Stella. L'abito che rappresenta la serata, tanto leggero, morbido ma principesco, ricco ma elegante, farà illuminare la vostra giornata da sposa. Il tessuto, già unico e particolare, lo rende speciale. Io farei un applauso anche ad Alessandro, che ha accompagnato queste spose in maniera così elegante. E farei notare la bellissima scollatura, anche questa intelligentemente studiata con il tulle, e la cinturina che segna il punto vita e fa scintillare ancora di più l'abito. Grazie. Grazie Michela. Un applauso. E adesso la sorpresa finale. Perché questa sera c'è anche la regina della serata, la madrina della serata. Allora, vi devo un attimino, così, devo interrompere la sfilata perché devo raccontare un minimo di curriculum di questa grande donna. Perché lei, pensate che è la prima moldava che ha fondato in Italia il Nail Art e il Lashes Academy, che è la cultura, sapete, l'artisticità di decorare le unghie e le ciglia, che è una cosa molto importante ed è difficile da fare. Lei pensate che il giudice internazionale di competizione proprio di questo e organizza concorsi di make-up e unghie in tutto il Nord Italia. Lei lo fa per scopo benefico, per il Regina Margherita, lei ci tiene molto a dirlo, lei è una wedding decor e anche una flowers designer. Un artista tutto tondo, sia per il vostro, insomma, per la vostra immagine, perché anche cura la vostra location, perché proprio in collaborazione, ho detto prima, con Paola Harrington, ha realizzato tutte le decorazioni di questa sera che vedete qui esposte. Quindi a questo punto io vi presento questa donna meravigliosa, questa sposa perfetta per un abito eccezionale. Signore e signori, Inna Sculea! La regina della serata indossa un abito da film, grandioso, spettacolare, con regami e ricami pregiati, cuciti uno ad uno a mano. Le maniche sono ricamate e i bottoncini fino dietro danno un tocco di eleganza e di autenticità di questo abito meraviglioso. Guardate la gonna, la stoffa, questa rigidità che dà
un grande sollevamento alla gonna e delle pieghe incredibili. Anche questo incoronato con questo tulle meraviglioso che può dar vita a una scollatura profonda ma sempre controllata. E allora io farei un grande applauso a Inna Spulea. Inna Spulea, grandissima madrina di questa serata. Inna, vieni qua, perché adesso invitiamo sul palco la creatrice di tutto questo. Ci ha messo un grande impegno, una grande fatica, ma perché ama le proprie clienti e vuole proporre ogni cosa al momento giusto, e questo era il momento giusto. Signori e signori, Hélène! Ecco, dice, col mio uomo, l'uomo più importante della serata. Eccolo lì. Bravi, e anche il marito Lucio. Una grande sfilata. Ecco Hélène con tutta la famiglia. Col suo Bravi, con Lucio. Inna. Un momento indimenticabile, perché loro sono l'esempio di una famiglia che può dar vita al vostro matrimonio. Allora, Hélène, chiamiamo tutte le spose, tutte le ragazze che vengano qui, incornicino questo momento, e io lascio la parola ad Hélène. Necessarie. Di solito gli abiti vengono lavorati su misura in 25 giorni lavorativi, si possono personalizzare. L'abito che ha rappresentato questa serata è stato il polvere di stelle, che sarebbe l'abito di Michela, e insieme all'albero, insieme all'abito di Inna, che è un abito favoloso. Sono tutti abiti scelti molto accuratamente da me, perché ho voluto offrire un'ampia scelta nel poter aiutare tutte le spose a provare in negozio tutti i modelli e tutti gli abiti. Alcune di voi stasera, come vi dicevo anche l'altra sfilata, hanno qui un piccolo aiuto da parte del nostro negozio. Quindi ho in mano un coupon di 100 euro, quindi 100 euro per chi stasera magari fissa l'appuntamento e poi verrà in negozio a scegliersi l'abito da sposa. Non ci sono tanti, perché comunque stasera non tutte le spose sono riuscite ad arrivarci. Magari saremo qui ancora un po' più tardi ad aspettare tutti, ma le ragazze hanno finito quasi il loro lavoro. Vi aspetto lì al nostro tavolo con tutte le informazioni di quale avete bisogno. Ci sono i cataloghi, possiamo guardare insieme tutto, potete chiedere informazioni sui prezzi. Gli abiti sono, come vi dicevo, il più economico, 4,90, che purtroppo ce l'abbiamo e ve lo faremo poi vedere. Vieni con noi qui. Sì, poi potete venire a vederli tutti. E il più caro, 1,790, che sarebbe l'abito di Inna, che ha addosso Inna. Altre informazioni io sono qui, quindi mi fa solo piacere che siete venuti stasera. Voglio ringraziare
a tutti i collaboratori e soprattutto anche a tutti gli sponsor, perché grazie a tutti voi questa serata è stata per me veramente importante. È la prima sfilata di Hell Expose Torino e veramente ne vorrei farne altre e vorrei vorrei che questa sia solo l'inizio. È un inizio importante per me, veramente con tantissime emozioni e tantissime ore di lavoro dietro. Grazie infinite a tutti quanti. Stasera, soprattutto c'è oggi, il 30 di novembre, da noi in Romania, non so se anche in Italia, si festeggia l'onomastico di Sant'Andrea. Io in famiglia ho due Andrea, cioè mio marito e mio figlio. Quindi stasera me ne approfitto per fare anche un grandissimo augurio per loro. Sono parte essenziale del lavoro e anche della quotidianità, diciamo così. Della tua vita. Della mia vita, esattamente, sì. Grazie a tutte le ragazze che sono state molto brave, hanno offerto la loro disponibilità, non lo so, per me sono veramente un'equipe che non mollerò più per tutti gli anni che Hell Expose andrà avanti. Grazie mille ragazze, grazie mille a Carlotta, Alessandro. Non so se qualcuno prima li ha un po' riconosciuto, io conduco una trasmissione su Prima Antenna ed Elena mi veste ogni settimana mi dà dei vestiti meravigliosi e quindi io tutte le settimane, sia il lunedì sera alle 21.30 su Prima Antenna canale 14 che la domenica in replica alle 21.30 sempre su canale 14, non solo parlo di Elena ma dico tutti i suoi eventi e soprattutto faccio vedere i suoi vestiti, li indosso come posso, però lo faccio molto volentieri perché sono veramente straordinari. Grazie a lei. Così avete la possibilità di guardarle bene e come vi dicevo io vi aspetto al nostro tavolo per tutte le informazioni di anche appuntamenti di tutto quello che avete bisogno. Grazie mille. Ladies and gentlemen,